Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi prepariamo insieme le alici marinate, un grande classico tra gli antipasti di mare. Io farò una versione molto semplice, alla portata di tutti, ma sicuramente sarà molto sicura dal punto di vista del rischio Anisakis. Per chi non lo conoscesse, l'Anisakis è un piccolo parassita, un piccolo vermetto che si potrebbe insinuare nelle carni di questa tipologia di pesce, quindi del pesce azzurro in generale. Ma non solo, anche in tipologie di pesce come ad esempio il tonno, il pesce spada, che si nutrono proprio di pesce azzurro. Pertanto, quando consumate del pesce fresco, se volete consumarlo crudo, ricordatevi di abbatterlo, quindi congelarlo in anticipo per un determinato tempo. In generale questa è una regola che vale sempre. Vi farò vedere i passaggi proprio per ottenere un congelamento perfetto e successivamente una marinatura semplice e gustosa. Se vi fa piacere, come al solito, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube ed attivare la campanella per vedere i miei futuri video. Prima di procedere con la ricetta, vi do un piccolo consiglio per vedere se le alici che state acquistando sono veramente fresche. Naturalmente non le potete toccare, ma le potete osservare e dovete guardare questi due parametri. L'occhio che deve essere nero, quindi un occhio vivo, né opaco, traslucido, bianco. E poi dovete vedere che non ci sia sangue sia intorno all'alice che dentro la cassetta dove sono appunto vendute. Se ci sono questi due parametri che vanno bene, allora le alici sono fresche. Prendiamo quindi un'alice, afferriamo la testa, la giriamo con delicatezza e tiriamo verso l'esterno. Vedrete che nella maggior parte dei casi verrà via anche l'intestino. Ora mettiamo il pollice dove appunto prima c'era la testa e spingiamo verso la coda. L'alice tenderà ad allargarsi mostrando quella che è la lisca principale. La afferrate, la tirate sempre con delicatezza verso l'alto fino ad arrivare alla coda. Qui con un colpetto secco la strappate. Adesso immergete l'alice all'interno dell'acqua e la sciacquate, mi raccomando, per bene, eliminando ogni traccia di sangue. Dopo averla pulita, la trasferite su un tagliere o una teglia con sopra della carta assorbente o anche un panno pulito. Una volta che avrete pulito tutte le alici, le tamponate anche in superficie, sempre con carta assorbente, ma mi raccomando anche 2-3 volte. Questo passaggio è importante per asciugarle per bene. Adesso le prendete e le trasferite in una teglia dove in precedenza avete messo sulla base della carta da forno. Mi raccomando, ben distanziate fra di loro e non sovrapposte. Quindi se serve potete fare anche più strati intervallati sempre da carta da forno. Alla fine mettete in superficie un altro foglio di carta da forno e congelate per minimo 96 ore. Lo so, è un tempo lungo, ma è necessario per ridurre a zero il rischio di Anisakis. E solo dopo che saranno state ben congelate possiamo condirle e marinarle. Le mettiamo un attimino a temperatura ambiente, giusto 5 minuti, in modo tale che la carta si possa staccare con facilità. Nel frattempo ci prepariamo gli ingredienti e il contenitore dove andremo a metterle. Io sto usando una terrina in ceramica che userò anche come piatto da portata, ma se volete potete usare un contenitore in plastica. Riguardo gli ingredienti che ho utilizzato, sono andato sul classico, quindi per 500 g di alici ho usato 200 ml di olio e 100 ml di aceto, in questo caso aceto di mele, però volendo si può usare il classico aceto di vino. Ho dato una bella mescolata e ho messo da parte. Poi ho usato del peperoncino, che si può usare fresco o in polvere, degli spicchi d'aglio, 3 spicchietti puliti dall'anima e ridotti in pezzetti, e un bel ciuffo di prezzemolo tritato finemente. Ovviamente questi ingredienti possono essere modificati in base ai propri gusti. Possiamo quindi procedere. Alla base della terrina mettete un bel giro di olio a coprire la superficie. Staccate delicatamente le alici e le posizionate sopra. Quindi procedete con il resto degli ingredienti, prima il prezzemolo, gli spicchietti d'aglio, il peperoncino a gusto e vi consiglio anche di mettere un pizzichetto di sale fino, questo in base alla sapidità che volete dare. Una volta fatto un primo strato, ricominciate, sempre con l'olio e il resto degli ingredienti. Una volta che avete completato, coprite con un foglio di pellicola, mettete in frigorifero per minimo 2 anche 3 ore, in modo tale che possano marinare ed insaporirsi per bene. E le alici marinate, ma soprattutto sicure, sono pronte. Dai, provate anche voi a farle e fatemi sapere come vengono.